di Torino, torre di tentoni per chiesa e Pastine è battuto per la terza volta. E grandi feste giustificate per i giocatori della Cremonese, una vittoria importante, punti importanti. Che alla fine passa con un tiro da fuori area di Chiesa, forse nemmeno visto da Torino. E alla battuta c'è Chiesa, che prima coglie il palo e poi rimbalzo verso Galli e 1-1. Di Chiesa e benedizione, Urbi e soprattutto. Arriva la seconda rete, Nicolini alla battuta e Chiesa centra il 2-0. Il pareggio di Chiesa su di gol. Presa però il raddoppio è arrivato al terzo minuto con una bella azione, tentoni, Floriancic e Chiesa rapidissimo a saccare il decimo gol del campionato. In seguito ad una mischia, il Simoni, portiere del Torino, tenta per due volte invano di neutralizzare la palla, finché il bomber della Cremonese non riesce a centrare il bersaglio. Per Chiesa, di cartellino sampdoriano, è l'undicesimo gol in campionato. Da Dall'Igna a Nicolini, in avanti per Chiesa, che scambia con Tentoni, poi conclude a rete. Gol molto bello. Chiesa dagli 11 metri trasforma. 2-1 per la Cremonese. Al 25esimo cross di Tentoni, Sclosa colpisce con la faccia e dà così a Chiesa il pallone del pareggio cremonese.